Un ministero dedicato al turismo è una delle novità del neonato governo Draghi. Il settore, che prima della pandemia valeva il 13% del PIL italiano ed era uno dei comparti economici più vitali, è stato travolto dalle misure adottate per contenere i contagi da coronavirus. A guidarlo arriva il leghista Massimo Garavaglia. L'onorevole Massimo Garavaglia, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Da marzo Alpitour darà avvio alla prima fase della sperimentazione per le vacanze Covid test, corridoi sicuri verso le Canarie. I voli Neos, compagnia aerea del gruppo, inizieranno sabato 27 marzo da Milano Malpensa per Tenerife e Fuerteventura, mentre il sabato successivo partiranno anche da Verona. Alpitour ha dato vita a soluzioni di viaggio che si basano su test antigenici rapidi che possano tutelare i clienti. Dopo la sperimentazione alle Canarie, si pensa di replicare il modello anche ad altre mete ritenute idonee, come le Maldive, Madagascar, Zanzibar, Repubblica Dominicana, Mar Rosso, Messico. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e docente di turismo sostenibile alle Università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II, incontra l'amministratore unico di Zetema, Remo Tagliacozzo, presso i mercati di Traiano, acquista la MIC Card e avvia l'edizione 2021 della campagna Io Viaggio Italiano, promossa con Jimmy Ghione e con tante personalità italiane e straniere. Sono a Roma nei bellissimi mercati di Traiano e mi sto iscrivendo per avere la MIC Card, che è la card che consente di visitare i 18 musei di Roma Capitale. Una bellissima realtà, tra l'altro oggi visiterò la mostra di Napoleone e il mito di Roma, una bellissima mostra, e tutti possono iscriversi, basta essere residenti nella provincia di Roma, oppure anche studenti che vivono a Roma, oppure domiciliati temporaneamente a Roma. Quindi molto ampio, sono milioni le persone che si possono iscrivere. Costa 5 euro e per tutto l'anno si possono visitare tutte le iniziative dei 18 musei di Roma. Una zona bellissima, questo museo comprende anche i fori imperiali, tanto per capirci. E io credo che davvero all'interno della campagna Io Viaggio Italiano, che ho promosso ormai da mesi insieme a Jimmy Ghione, ma anche insieme al direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che è venuto a Roma proprio a rilanciare il turismo nella nostra capitale. Quest'anno sono anche i 150 anni di Roma Capitale d'Italia, che abbiamo festeggiato l'avvio proprio il 3 di febbraio, quindi visitiamo le bellezze delle nostre città. La capitale argentina è città ricca di vita, dove musica e ricordi di un passato torbido convivono nella Plaza de Mayo, tra i volti della giunta militare e le madri dei desaparecidos. A Buenos Aires, dal centro città sino al quartiere di Caminito, il tango si balla ovunque. Applauso, cambio di pareja. Negli anni di Videla e della giunta militare i luoghi di tortura erano numerosi. L'avenida 9 de Julio è un fiume di auto in piedi. L'obelisco è sempre in piedi, ma i pesos valgono sempre meno. Ogni mattina una sorpresa al cambio. L'inflazione è galoppante. Sulle rive del Rio della Plata viene ricordato
un mondiale fra la festa e l'orrore. Un monumento sull'acqua è stato dedicato a tutte le vittime che vennero buttate vive sul fiume dagli aerei dei dittatori. La quotidianità intanto continua a scorrere. Bisogna mettersi tutto alle spalle e andare avanti.